Salve, oggi è 8 dicembre 2010, giorno dell'Immacolata Concezione, parlerò dell'Immacolata Concezione. Testo di riferimento, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cos'è l'Immacolata Concezione? L'Immacolata Concezione non è la verginità di Maria, quella è assodata nei Vangeli. L'Immacolata Concezione è un dogma. Un dogma che dice che Maria è nata senza peccato originale, anzi, che è stata concepita, Immacolata Concezione, è stata concepita senza peccato originale. È un dogma anche abbastanza recente e anche molto controverso. È stato promulgato da Pio IX nel 1854. Lo leggiamo brevemente. La Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. 1854. Praticamente ieri. Dunque, ci sono alcuni motivi, secondo me, in questo caso è un'opinione, per i quali è stato promulgato questo dogma. Motivo essenzialmente politico. Tirava una brutta aria, era il 1854, di lì a 6 anni, 1860, ci sarebbe stata l'unità d'Italia, quest'anno ricorrono i 150 anni, nel 1870 addirittura Breccia di Porta Pia, quindi annullamento completo e distruzione del potere temporale del Papa. Il Papa era un re, aveva un regno era metteva Lazio, metà dell'Abruzzo, le Marche, l'Umbria. E vedeva che le cose stavano andando un po' male. Inizia a promulgare tutta una serie di proposizioni, una delle quali molto famosa, l'infallibilità del Papa, che ha portato scompensi intellettuali ai teologi di tutto il mondo, e poi anche una controversa proposizione che nessuna salvezza al di fuori della Chiesa, cioè tu puoi credere a quello che vuoi, ma se non sei cattolico vai all'inferno, sostanzialmente significa questo. In questa ridda di azioni difensive, quasi da avvocato, inizia a contrastare a tutto spiano qualsiasi fiato contrario alla monoliticità del potere temporale del Papa. Spara questo dogma mariano, questo dogma su Maria che viene concepita senza peccato originale. È una questione, secondo me, di marketing. La Chiesa è tutta maschilista, Dio Padre, Gesù Cristo, i 12 apostoli, i papi, cardinali, vescovi, preti, capi famiglia. La società è strutturata in maniera maschile. Quella che è l'altra metà del cielo, la donna, esclusa da ogni decisione al di fuori o anche al di dentro dell'ambito familiare, per dire suffragio universale si avrà solo dopo la seconda guerra mondiale, ed è davvero molto recente la soppressione di roba tipo diritto d'onore, eccetera. Quindi tira una brutta aria, c'è questa operazione di marketing, si fa un bel dogma su Maria. E poi c'è un problema snob, nobiliare, come lo vogliamo chiamare. C'è un problemino da parte del Papa Re. Il Papa Re rappresentava Cristo, ma era anche un nobile, è anche un re. È uno che comanda uno stato, è un imperatore. C'è
C'è questo Cristo che era nato povero, figlio di Maria e Giuseppe, che verso i 30 anni ha iniziato a predicare, andava tra i poveri, vestito di stracci, è morto mezzo ignudo su una croce e la tomba gliela devono regalare insieme al sudario, eccetera. Nel tempo l'immagine di Gesù è stata abbastanza ripulita, se andiamo a vedere i quadri dell'epoca, insomma, Gesù è rappresentato non come uno straccione, è un signorino ben vestito di un certo livello, anche perché poi il Papa andava in giro come una Madonna imbandita, pieno di ori, pietre preziose, ermellino e quant'altro, e quindi rappresentare un Cristo straccione era... Sembrava brutto, insomma. Però tra i Vangeli e il Papa Pio IX c'è stato di mezzo Agostino. Ora, nei Vangeli, per la divinità di Gesù, basta il concepimento di Gesù da parte dello Spirito Santo. Arriva l'angelo, sapete, no? Arcangelo Gabriele. Ave Maria, piena di grazia, eccetera, eccetera. Vuoi tu essere la madre del Salvatore? E lei dice: vabbè, fate. Allora, qui ci sono tutta una serie di considerazioni da fare, effettivamente. Cioè, perché? Cosa c'entra Agostino? Perché tra i Vangeli e Pio IX è importante che ci sia stato Agostino? Perché nei Vangeli basta la concezione di Gesù tramite lo Spirito Santo. Con Pio IX è necessario che anche Maria sia pura, perché Agostino, che ha scritto tra l'altro le Confessioni in cui racconta la sua vita di libertino, come tutti i libertini che si convertono all'opposto, ha iniziato ad avversare qualsiasi cosa che riguardasse il sesso. Ora, sembra brutto, il sesso diventa una cosa zozza. Quindi, il peccato originale con Agostino si tramanda attraverso il concepimento. È proprio il concepimento il momento in cui si trasmette il peccato originale. In più è una cosa un po' brutta stare dentro una donna, e la donna è una cosa zozza, no? Quindi Gesù come fa a stare 9 mesi dentro una cosa zozza? Un po' come dire, ma se io devo cucinare un piatto raffinato, non posso farlo in una pentola sporca. Quindi Maria è la pentola sporca, va un po' ripulita. Quindi si elimina il peccato originale, sin dal concepimento. Infatti è l'Immacolata Concezione. Ricordiamo, nel primo istante della sua concezione, eccetera, eccetera. Dicevo che questo dogma era avversatissimo all'epoca. La metà sostanzialmente dei teologi che erano consiglieri di Pio IX lo sconsigliavano come consiglieri di promulgare un dogma del genere perché era pericolosissimo. Andavano a formare una figura praticamente un altro Dio. C'era Cristo e c'era Maria. Tant'è vero che Maria adesso è diventata praticamente una specie di semidea o di dea che appare in modo autonomo, dice quello che le pare, e alla faccia di Cristo e di Dio. È diventata una roba abbastanza pagana, in effetti. E questo pericolo era visto proprio dai teologi dell'epoca, oltre a una serie di osservazioni che poi gli avevano fatto e di cui evidentemente Pio IX non tenne conto. Quindi, per avere un Gesù perfetto avevano bisogno di una Maria pulita, quindi avevano bisogno di una Maria concepita in maniera pulita. Intervento singolare c'è scritto nel dogma, cioè soltanto per Maria, perché altrimenti si potrebbe dedurre che anche i genitori di Maria quindi dovevano essere mondati dal peccato originale, e quindi anche i suoi genitori, quindi praticamente tutta l'umanità per avere Gesù doveva essere mondata ricorsivamente dal peccato originale. Dunque, questo dogma è molto pericoloso
diciamo, dal punto di vista teologico, anche per altre ragioni. Una delle quali è che qui si afferma che Dio vede nel futuro, cioè Dio non arriva e sceglie Maria con l'arcangelo, gli manda l'arcangelo, l'arcangelo dice: vuoi tu accettare? Maria dice: ma vai, accetto. Qui si dice che Maria era predestinata sin dal concepimento ad avere poi, in un'età più avanzata, avere il concepimento di Dio, di Cristo, insomma, e di Gesù. Questo si riallaccia ai Vangeli apocrifi. C'è un Vangelo apocrifo che è il libro sulla Natività di Maria, che racconta appunto la storia prima della nascita di Cristo, cioè da quando è nata Maria. Da questo Vangelo noi conosciamo i nomi dei genitori di Maria e così via. E si racconta appunto com'è andata la storia. Cioè Maria, quando aveva 3 anni, fu portata al tempio, salì da sola i gradini del tempio, caso straordinario, rimase lì nel tempio dai 3 anni fino ai 14 anni. Maria a quel punto, come previsto, doveva tornare a casa dai suoi, perché dopo i 14 anni, come si dice, le ragazzine diventano donne e quindi non possono più stare al tempio. Maria però si rifiuta. Insomma, la faccio breve. Alla fine, lo Spirito Santo, no, sceglie il suo fidanzato, promesso sposo, Giuseppe. Giuseppe è anziano. Infatti si vede pochissimo nei Vangeli, perché poi muore. Giuseppe è anziano, viene promesso sposo di Maria, si separano, ognuno torna a casa sua, si rivedono dopo 4 mesi, Maria ha il pancione. Però viene raccontato in questo Vangelo che Maria durante tutto il tempo vede gli angeli, cioè continuamente, non è soltanto in quel caso, li vede continuamente gli angeli, la vanno continuamente a trovare. Infatti lei nei Vangeli apocrifi non è stupita dal fatto che è arrivato l'angelo Gabriele, è stupita dal fatto che deve concepire senza andare con un uomo. Lei aveva giurato di rimanere vergine e questa cosa di rimanere vergine era controversa per i rabbini dell'epoca, cosiddetto patriarca, che è il prete del luogo. Era una cosa abbastanza strana perché le donne dovevano sposarsi e avere figli. La cosa di una donna che voleva rimanere vergine è una cosa un po' stranuccia. Gli uomini dovevano sposarsi e avere figli. Gesù è un caso strano, un ebreo che non ha avuto figli. Quindi si riallaccia ai Vangeli apocrifi, cioè Maria è predestinata ad essere quello che è. Lo sapeva che nella sua vita sarebbe, diciamo, la sua vita sarebbe stata un po' diversa da quella delle altre. Un'ultima cosa in questo primo video, un paio di cosette sempre citate dal Catechismo della Chiesa Cattolica su Sant'Ireneo, Santo Ireneo di Lione, in un libro che si chiama Adversus Aereses, cioè contro le eresie. Dice, come dice Sant'Ireneo, dice: obbedendo divenne Maria, accettando di diventare madre di Gesù, obbedendo, divenne causa della salvezza per sé e per tutto il genere umano. Ora, dice, obbedendo contro le eresie, dice Sant'Ireneo, obbedendo divenne causa della salvezza per sé e per tutto il genere umano. Ma perché salvezza per sé? Se lei è priva di peccato originale, è salva di per definizione. Per quale motivo dovrebbe preoccuparsi della sua salvezza? Poi, il nodo della disobbedienza di Eva, dice ancora, ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Praticamente dice, Eva aveva disobbedito a Dio, Maria aveva obbedito. E quindi Maria va a compensare quello che ha fatto Eva. A parte il fatto che si potrebbe osservare che non è cambiato nulla tra Maria e Eva. Ma poi, se Dio vede nel futuro,
Entrambi gli eventi sono previsti, ma disobbedienza è abbastanza relativa. E anche l'obbedienza è abbastanza relativa. Cioè, Maria ha disobbedito perché doveva farlo. Gesù, Dio lo sapeva. E Maria ha obbedito, ma Dio lo sapeva. Nella seconda parte parleremo di altre cosette.